In collaborazione televisiva con Comacar, Borgo Buono, Natura Nuova a Bagnacavallo, Randi Piadina Russi, Gruppo Consar Ravenna, nuova sede a Faenza e a Forlì, Conad, Terre Cevico, Fruttagel, Scelta Naturale, Alfonsine, Deco Industrie, Scala, Progetto per il Pulito, Sebastiani Claudio, antennista autorizzato, New Time, produzioni audio video. Conad Supermercato Fusignano, via Garibaldi 22, telefono 0545 53 43 5. Servizio Bancomat e Conad Card, anche servizio di pescheria. Orario continuato tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.30. Vi aspettiamo. E ricorda, continuano le aperture domenicali dalle 8 alle 13. Trentanovesima edizione, è un risultato veramente importante, ci avviciniamo al quarantesimo, prepareremo un'edizione coi fiocchi l'anno prossimo, anche quest'anno la stagione ci ha fortunatamente sostenuto e siamo riusciti ad allestire anche quest'anno una gara all'altezza delle nostre tradizioni. Più o meno quanti iscritti per quanto riguarda le promesse di Romagna e per quanto riguarda gli atleti, appunto, e gli adulti? Sono 86 promesse di Romagna, se non sbaglio, non tantissime perché comunque oggi c'era un cross regionale concomitante, circa 570 competitivi e 1400 erotti non, quindi andremo sui 2070 circa. Sempre numeri da record qui da voi. Sempre numeri molto importanti, sì. Un ringraziamento particolare va sicuramente a tutti gli sponsor e tutte noi società, comunque dobbiamo fare la nostra parte per acquistare da loro i prodotti per le nostre premiazioni e in questo modo da rendere gratitudine per questo, per fare in modo che voi siate presenti alle nostre gare. Soddisfazione tanta, nel senso che tanta gente in piazza, vedo che comunque la nostra gara è comunque partecipata, nonostante le gare concomitanti che comunque tutti gli anni ci sono e aumentano addirittura, per cui la soddisfazione è questa, cioè la gente fusignano si vede che si trova bene. Beh, visto che vedo uno dei cari amici, lo sponsor ufficiale della Maratona del Lamone, Luci Paolo, beh, mi viene da chiedere subito, insomma, quando sarà la Maratona del Lamone? Siete pronti, ragazzi? Siamo prontissimi, speriamo che le iscrizioni fiocchino e vediamo quello che viene fuori quest'anno, che sia un successone anche quest'anno come gli anni scorsi. Una delle maratone più antiche d'Italia, vogliamo dirlo, tra è la seconda prova. Più antiche d'Italia, la maratona più antiche d'Italia e speriamo che anche quest'anno che il tempo ci assiste. Che Lunedì dell'Angelo. Quindi se Pasqua mangiate troppo cioccolato, il lunedì si va a correre, si fa la maratona e si smaltisce la colomba. Assolutamente, poi ricordiamo che siete la prima tappa del trittico di Romagna, altro prestigioso, grandissimo premio. Poi quest'anno abbiamo tante belle sorprese, Paolo. Abbiamo tante belle sorprese quest'anno, c'è il trittico di Romagna che comprende la Maratona del Lamone, la 50 di Romagna e naturalmente la 100 del Passatore. Io colgo con te l'occasione ufficiale per salutare Massimo Montanari, che è il vostro ufficio stampa, che purtroppo proprio in occasione del vostro pranzo sociale ha avuto un incidente, un frontale. Massimo, vi do la notizia che sta bene, sta recuperando molto velocemente, ce lo ritroveremo presto tra noi nelle fila dei miei colleghi giornalisti. Massimo, mi raccomando, riguardati perché noi abbiamo bisogno di te e anche loro. Esatto, riguardati e un grandissimo in bocca al lupo da tutto il Lamone, da tutto il podismo e ti vogliamo presto insieme a noi. E io ti voglio tanto bene, ciao Max. Vi presento la nostra amica della maratonina delle Alfonsine, Alfa Marathon, e visto che ce l'abbiamo qui Danny, vogliamo chiederle subito quando sarà la data della vostra mezza maratona. Sarà l'8 aprile ad Alfonsine, ci troviamo nel plesso della scuola di Via Murri
E vi aspettiamo. Location perfetta. Sì, siamo al coperto in caso di pioggia, così non ci dovrebbe essere nessun tipo di problema. Vi aspettiamo numerosi. Danny Conti, che è lo sponsor ufficiale oggi. Oggi sì, abbiamo questo nuovo marchio 361 insieme sempre a Saucony che tentiamo di lanciare. In Europa siamo, diciamo, uno dei primi, tra i primi negozi. Sta vediamo. Per? 361 361 gradi. Però insomma, e che cosa servirebbero questi 300? È la rotazione che deve fare il piede? Sì, praticamente loro hanno messo questo nome per il piede, la rotazione del piede, questa, per differenziarci un attimo dai soliti marchi. Una scarpa performante? Sì, una scarpa performante, partono loro di gran carriera perché partono dalla scarpa leggerissima per i veloci di oggi, che vinceranno, su una scarpa per tutti. Christian, fotografo, guardate che bombardina che ha, è una grande macchina, figlio di un carissimo amico, bravo fotografo, e ti vedo sbarcare a Fusignano anche tu, come mai qui oggi? Oggi siamo qui perché abbiamo aperto una nuova attività qui a Fusignano, Foto Anna di Fusignano, e quindi partecipiamo anche noi a questa iniziativa molto bella. È un'iniziativa che cresce di anno in anno e quindi è la cosa migliore per prepararsi al 40esimo. Credo che dimostri ancora una volta che lo sport è un grande asset anche per i piccoli comuni, per farli conoscere, portarci parecchia gente e inserire un'iniziativa di sport importante nelle dinamiche della città. Non sono soltanto poche persone che lo organizzano, ma veramente un bel gruppo di ragazzi che ci credono, molto motivati e che sanno coinvolgere. C'è tanto Fusignano in questa manifestazione, mi fa veramente molto piacere. L'Avis è una di quelle associazioni che tanto ha molta capacità di fare e fa tantissimo, lo fa assieme a chi si mette in gioco. C'è una collaborazione fra Avis e la podistica Avis che organizza qui la Fusolopet in campo da molti anni, e ovviamente lo sport serve anche a mandare dei messaggi importanti a tantissime persone. Questo credo che dimostri ancora una volta come le iniziative sportive sappiano arrivare dove spesso è fatica a farlo con altri mezzi, quindi è un grande veicolo per far passare anche informazioni importanti. Edizione numero 39 della Fusolopet, siamo a Fusignano in centro, questa è la partenza, al mio fianco c'è Sabrina Sgalaberna e al mio invece Enrico Spada, come sempre vi seguiremo perlomeno con le telecamere e comunque da studio Enrico, perché dubito che verrà la mattina presto. È molto Alfredo, più facile che ci inseguano loro. Ci inseguono sicuramente, loro ci prendono sempre. Salutiamo degli amici di sempre del mondo del podismo, tutti, in particolare ho visto adesso Rudy Gatta, l'assessore Giacomo Costantini e molti altri, insomma, che oramai sono divenuti parte integrante di questo popolo che oggi erano oltre 570 per quanto riguarda la parte competitiva, e invece diciamo un totale tra bimbi un'ottantina e coloro che hanno solo anche fatto una passeggiata, eravamo sui 2000, quindi numeri che tengono bene. Se lo merita l'Avis Fusignano, perché insomma grandi gli sforzi oggigiorno per realizzare una gara podistica, ma questi uomini volontari del nostro coordinamento podistico Ravennate sono favolosi, e Fusignano insomma è la prima ad aprire ed eccelle nel farlo. Sabrina, questa è la gara più attesa dell'anno. Assolutamente. Perché per i veri runners, che sono un po' in crisi d'astinenza, tra virgolette, perché insomma sono un paio di mesi che non si corre, questa è l'appuntamento. Si torna a correre. Ti finalmente. Devo correggere, si torna a correre con delle gare importanti, perché loro non si fermano mai, mai. Loro corrono col ghiaccio, con la neve, con la pioggia, con la nebbia, sono veramente ammirabili. Col sole. Oggi col sole. E col sole finalmente, qui da Fusignano abbiamo visto veramente di ogni, e oggi c'era il sole finalmente, insomma, devo grazie Marco, ringrazia Giove Pluvio che è stato veramente molto 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 accondiscendente. Marco, un altro, ringrazia anche chi corre, un nostro amico, voglio salutare Loris Cappanna, pensa, Loris e Andrea Soldati ci stanno salutando. Loris è un amico atleta ipovedente, è un campione, è campione di maratona non vedenti, e così
non ho parole, quando parlo di Loris mi emoziono, solo beh, questo insomma, riesco a dire. È stata un'emozione forte vederlo, questa è un'altra che ci emoziona, eh? Anna Spagnoli è molto, che è in testa. Anna Spagnoli favolosa, siamo a 7 chilometri, Anna Spagnoli diciamo intanto, Sabrina, si sta allenando per certo. La maratonina di Verona che affronterà domenica, insomma le diciamo in bocca al lupo, glielo ho già detto, non ci saremo noi a Verona, però insomma siamo lì col cuore, anche perché Anna ci ha fatto un bel complimento ultimamente su Facebook e la ringraziamo, la ringrazio personalmente, dice che col sorriso loro ci sono sempre. Eh certo. Beh, insomma, per noi è importante esserci. Insomma, diamo anche qualche coordinata della gara maschile. In testa ci sono due atleti non italiani, un marocchino che è Rashid Ben Hamdan, che i nostri telespettatori conoscono molto bene, e un ucraino della Gabbi che è Vasil Matvichuk, atleta che non conosciamo particolarmente bene, ma che stiamo imparando ad apprezzare in questa e questo lotte. Invece è Davide Seri, lo abbiamo appena visto, invece questo qui Diego Gaspari. È Mirko Diego Gaspari, Diego Gaspari che insomma sono alla testa praticamente della corsa. Sta guardando ma lo sta anche staccando. Sta guardando i chilometri, ma non solo, ha deciso che da questo chilometro lui dice ciao a Rashid Ben Hamdan, che mi ha detto ha qualche problema, arriva da un'influenza. E infatti lo stiamo insomma vedendo che non sta, ecco adesso è tornato sotto, non ha reagito subito, ha guardato dietro, quindi quello è sempre un cattivo segnale. Esatto. Quando l'atleta guarda dietro dice ma guardiamo chi c'è che mi può raggiungere. Però vediamo che Rashid è stato molto bravo a tornare sotto e a non far fuggire Vasil Matvichuk. Manca poco al traguardo, il solito ristoro, e ancora una volta Matvichuk prova all'azione, questa volta sembra un po' più decisa. E qui probabilmente gli riesce, perché insomma veramente ha deciso di mettere le gambe in spalla e di arrivare al traguardo senza tante insidie, cosa che poi è andata così anche per la gara femminile. Devo dire, le donne questa volta hanno eccelso, perché è veramente stata la gara al femminile, come poi giustamente ci ha detto anche Danny Frisoni, che salutiamo, insomma il trio si è ricomposto, Enrico, salutiamo. In studio e Danny come speaker ufficiale della manifestazione, bella la scelta degli organizzatori anche in questo caso. Anna Spagnoli sta facendo praticamente la gara maschile. Anna Spagnoli sta facendo la gara maschile, esatto. Insomma, è assieme ai più forti atleti. Nadia Chubak che Nadia la Chubak. Seguiva, poi abbiamo visto Anna Nano, anche lei in arrivo da una piccola convalescenza, insomma anche lei in Romania non è stata molto bene, insomma la Nadia, guardamela questa ragazza, sempre col sorriso, sa fermarsi quando deve fermarsi, sa correre quando deve correre, si fa così alla nostra età, come vi diceva, insomma bisogna anche dosare un po' le forze. Adesso provo a sfoggiare il mio inglese, Sabrina, perché per il terzo posto, l'abbiamo vista prima, c'è una britannica, cioè Elaine Rachel Burgess, penso di averlo Burgess, detto Burgess, sì, o Burgess, lei pronuncia Burgess. Burgess, perfetto. Noi speriamo che sia questo. Sui dettami. Io sai che non sono rinomata per i nomi, infatti abbrevio tutto e tutti, però insomma quello che è che vi riconosciamo, amici podisti, vi riconosciamo, ben ritrovati, e qui lui ha detto veramente ciao. Beh, lui cominciamo a conoscerlo, perché non lo conoscevamo prima, però insomma bell'atleta della sta Gabbi. Veramente facendo bene. Rashid Ben Hamdan avrà anche dei problemi fisici e anche arriva dall'influenza, ma se io arrivo dall'influenza così forte al 19esimo chilometro non vado di sicuro. Siamo praticamente arrivati al traguardo e qui stiamo passando sotto l'argine del fiume. Eccolo qua. Segno della croce. Vasil Matvichuk della Gabbi chiude la sua gara al primo posto in un'ora, 9 minuti e un secondo, ed è un bel tempo per 1:09, esatto, sì. Diciamo una gara di inizio stagione, 2 minuti e mezzo di ritardo per Rashid Ben Hamdan, che insomma ha tenuto fino più o meno a metà gara, poi diciamo è andato avanti del suo passo, non ha esagerato, c'era anche qualcuno lì che conosco d'arrivo. Sì. Terzo posto per il primo degli italiani, Diego Gaspari, ancora della Gabbi, 1:11:59. Salutiamo gli amici di Dapware. Con il numero 435 Davide Seri dell'Osteria dei Podisti, 1:12:41. Il quinto posto per Francesco
Francesco Tornati, sempre Gabbi, 1:13:47, poi a seguire Marco Oppioli, stiamo vedendo adesso Denis Pianini che taglia il traguardo. Claudio Valeri. Claudio Valeri che vince una volata, insomma, che fino a, una volata fino a un certo punto davanti a David Colgan, il nono posto, anzi il decimo posto per Emanuele Maio che batte in volata vera questa volta Stefano Bertozzi, poi arrivano Sergio Tombini, Mirko Gurrioli e qui con il 586 Laurent Squadrani, atleta, bravo Laurent, ben conosciuto, poi Valerio De Blasis e poi Alain Donattini, questi i vari atleti con il 216 Dennis De Paola che a cui diamo il ben ritrovato, oggi si vede, attenta, che era libero dalle gare dei cani, queste belle gare che fa, bravissima, con Anna Spagnoli, grande Anna, ma bravissima, che tempo ha fatto, 1:19 e 5 secondi, grandissimo il tempo di Anna Spagnoli, è in forma, possiamo dire, strepitosa, visto che va di moda, olimpica, possiamo dire, sì, molto olimpica anche se insomma non c'è la corsa sulla neve, ma potrebbe tranquillamente farla. Secondo posto per Nadia Čubak che chiude la sua fatica con il tempo di 1:23:47, grande il tempo di Nadia Čubak. Questo e è l'arrivo poi di Loris Cappanna con i suoi due atleti guida e sì, bravo Loris, 1:24:23 per lui, grande tempo per Loris. Il cordoncino me l'ha regalato Enrico, io sarò la sua prossima guida tra un po' di gare, perché ci sarà una gara dedicata ai disabili a cui voglio e dedicheremo un po' di spazio dopo. Però bisogna andare piano, Loris. Bravo, grazie Enrico, infatti glielo mi sono raccomandata anch'io, ti prende sulle spalle. Assolutamente. Allora, terzo posto per la Bargis, abbiamo detto prima, con 1:25:52, poi arrivano Celeste Ferrini. E Anna Nano, eccola. Brava, qua, Anna. Posto, è il momento dei saluti, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie a tutti e torniamo sempre il venerdì e il sabato successivo alla gara, vi aspettiamo di TV. Vasil Badvičuk è il vincitore della Fusolopet, è la prima volta che affronti questa gara? Sì, complimenti. Grazie mille, perché dall'anno scorso che corro per GS Gabbi, per quello oggi, questo secondo anno, sono contento perché il nostro presidente Nereo Morati e altri atleti che corriamo sono molto simpatici, bravissimi, allora, grande famiglia. E certo, qua corro prima volta e sono contento perché prima volta poi anche vinto, percorso bello, mi è piaciuto, c'è anche tifo, sono contento. Una bella società, Oasi Allestimenti, il vostro sponsor GS Gabbi, conosco bene l'amico Franco che è il vostro main sponsor, ma conosco bene anche il tuo allenatore, ha puntato sulle persone giuste secondo me, insomma adesso ci dedichiamo a queste gare, vero Oasi? Sì certo, sempre grazie, dedico quella gara al nostro presidente perché questo lavoro che fa per noi atleti, che dà per correre questa regione, anche non solo qua, anche fuori, dà stimolo, per quello pochi, per mia esperienza che corro, ho visto pochi agenti che danno cuore e tutta passione da corsa, perché è molto bravo. Ah, percorso non è male, asfalto bello, curve un po', certo c'è un po' di vento perché andiamo fuori e ci sta, però quanto stai bene non vedi nessuno, poi quanto ho vinto ancora strafelice, per quello percorso non è male, è bello. Volevo fare il record perché stavo bene e so che al 15° è venuta una fitta qua, non so, il fegato, e dopo non riuscivo più a spingere. Dopo lì al 20° volevo quasi fermarmi, dopo dai sono riuscita. Però va bene, non era mai capitato, quindi ci tenevo a fare oggi questa gara perché domenica vado a Verona a fare la mezza di Verona e vediamo, insomma, di stare un po' meglio rispetto ad oggi, perché speriamo, dai, di star bene, via. Loris, oggi il tempo è stato dalla tua parte come sempre. Fantastica gara, dai, dovevamo fare un bel allenamento, dovevamo andare un po' a sensazioni. Sono molto fiducioso per il futuro, sono stato accompagnato, ciao Matti, sono stato accompagnato da dei grandi angeli custodi, persone veramente uniche, mi presenti? Dal cuore d'oro, Matteo Mattani, Andrea. E Andrea Soldati. Ragazzi, io chiedo già un'alleanza per la gara del 6 di maggio, perché io sono stata ferma 2 settimane e il mio allenamento si è un po' un attimino. Loris, io sono terrorizzata, però noi sappiamo che correremo per il 6 di maggio per un altro buon motivo, che è la solidarietà, vero?
Correremo per la solidarietà, mi ha fatto una promessa che correremo assieme, correremo non solo per Loris ma per tutte le persone che hanno una difficoltà nella vita. E come dico sempre, chi non si sente disabile è il primo disabile in questo mondo, quindi corriamo veramente proprio per tutti. Soldati? Ringrazio Loris, ringrazio il nostro team e tutti voi che ci sostenete, grazie mille. Matteo? Già, io mi unisco ai ringraziamenti dei miei soci, perché ormai di società si tratta, e cercheremo di continuare così dando il meglio sia nel sociale e nello sport. Senti, che cos'ha il babbo in mano? Fammelo vedere tu, Sofia. È il cordino dell'amicizia, lo chiamano, perché unisce due persone mentre corrono. Detto da Sofia, non fa una piega. Te lo regalo. Come impegno, segno di amicizia, ma soprattutto... Com'è, insegnami come. Ragazzi, dovrò imparare questo, ma lo faccio con grande piacere. Questo non è solo un cordino che unisce due persone che devono correre, ma è un segno di amicizia, di profonda amicizia, stima e unione. Siamo legati allo sport, ai ragazzi, ai giovani, per incentivare e sostenere la donazione del sangue e degli organi, per far sì che ci possa essere sempre una cura, un diritto alla salute per tutti, perché senza il sangue non si può fare niente, i chirurghi non possono operare e senza gli organi non si possono salvare delle vite. Quindi collaboriamo sempre molto volentieri con Avis e in queste realtà sportive per incentivare anche un giusto tenore di vita e un rispetto del proprio corpo. Siamo associazioni che collaboriamo molto in queste cose sportive, così. Quindi abbiamo un 300 soci, noi a Fusignano, è una realtà piccolina rispetto a, però siamo contenti, adesso la donazione si fanno a Lugo, quindi anche abbiamo giovani, nuovi donatori. Oggi questa qui di Fusignano, diciamo, si può considerare come l'inizio della stagione per quanto riguarda le nostre gare, soprattutto per le gare competitive, e mi soffermo su questo aspetto delle gare competitive perché oggi è la prima gara in cui abbiamo messo in piedi una classificazione diversa per quanto riguarda i competitivi. Abbiamo voluto ringiovanire il podismo perché obiettivamente l'età media dei partecipanti si è un po' alzata, dei giovani ce ne sono pochi, quindi per ovviare a questo inconveniente abbiamo voluto cambiare un po' le categorie. Ribadisco, categorie solo a livello di premiazioni nostre, le categorie classiche dei campionati, WISP eccetera, non vengono cambiate. C'era qualche timore e i numeri danno ragione, perché adesso non ho visto bene il numero dei competitivi, ma credo che passiamo i 550, forse anche 570. Perfetto, quindi un numero eccezionale, considerando che oggi c'è un'altra concomitanza importante, c'è un campionato cross societario qui vicino dove tanti atleti, anche dei nostri, partecipano a questo campionato. Però c'è da dire qualche cos'altro sulla categoria, le novità di categoria che avete apportato, che dicevamo funzionano. Sì, allora dicevamo, prima ci siamo provati a ringiovanire, questo è un aspetto importante perché insomma sempre per tenere alto il numero dei nostri partecipanti, consideriamo che noi premiamo le gare minimo 100 persone, oggi credo 200 premiate, quindi un altissimo numero di persone premiate. Ecco, l'altra novità importante per noi, in altre province già lo facevano, abbiamo fatto tre categorie di donne, perché se noi facciamo un confronto, io mi sono messo a fare qualche dato statistico, dal 2014 al 2017 le partecipanti femminili competitive sono raddoppiate, quindi è stato giusto secondo noi fare questo riconoscimento nel suddividere le categorie e quindi aumentare il numero delle ragazze premiate, perché il podismo è un altro di quegli sport dove la parità dei sessi c'è a tutti gli effetti, l'accoglienza è piacevole, è altissima, e riuscire a premiare ancora più donne, quindi dargli ancora più spunto competitivo, per noi ci è sembrato il minimo, e quest'anno l'abbiamo applicato, vediamo i risultati a fine anno. Allora, il 6 di maggio abbiamo un'iniziativa importantissima per noi, non abbiamo ancora definito i particolari per un semplice motivo. Lo so io perché non vuoi che io mi alleni al meglio, non mi sai ancora dire quanti chilometri, allora, se sei 8. Ti dico un motivo meno 6 a questo punto. Almeno 6. Sì. No, il motivo è questo, allora sappiamo che il 4 di marzo ci sono le elezioni.
abbiamo dei dubbi su qualche spostamento e adesione di gare, per cui se ci dovessero essere degli spostamenti di data, delle gare che non potranno essere svolte, allora probabilmente ci teniamo quella data, ma comunque in quell'occasione noi vogliamo fare una gara, la chiamiamo di beneficenza, anche se il termine può essere improprio, di solidarietà, il termine giusto è questo, effettivamente, dove sarà l'ospite principale, l'interprete principale, Loris Campanna, l'atleta ipovedente che riuscirà insomma, a coinvolgere tutti quanti per far capire che la disabilità fisica in realtà non impedisce fare lo sport. Un bel percorso e una gara che è andata filata tutta liscia come l'olio, vero Danny? Dall'undicesimo il nostro primo classificato ha detto ciao, ti saluto Rashid. Sì, addirittura Anna Spagnola e anche prima, e sì, in realtà la cronaca è proprio ridotta all'osso quest'oggi. C'erano due grandi interpreti di questa tipo di gara, di questa distanza, Vasil Matvičuk e Anna Spagnoli, che adesso stanno anche molto bene, quindi diciamo che per gli avversari non c'era un granché da poter sperare prima della partenza, però nonostante questo secondo me si sono impegnati a fondo, perché comunque Vasil ha corso in meno di un'ora e nove, insomma sul filo di un'ora e nove, e Anna in meno di un'ora e venti. Significa che questo percorso, come hai detto tu, è incentivante, mette brio ai concorrenti, e volevo dire appunto fra le donne ben 9 sotto l'ora e 30, che è un bel risultato, mentre gli uomini, bisogna anche dire quello che è, mancava diciamo la creme dei nostri master, perché la concomitanza, la contemporaneità con le campestri regionali ce le hanno portati via. Però nonostante questo 570 concorrenti alla partenza è tanta roba di questi giorni, e diciamo è sulla falsa riga dei numeri dello scorso anno, per un pelo non si è migliorato i 585.